Salve a tutti, io sono Chris e benvenuti o bentornati su questo canale di crescita personale. Oggi sono qui per portarvi con me in una giornata super produttiva. E voglio anche andare a rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte proprio riguardanti la mia routine e la daily routine in particolare. Mi è stato infatti chiesto come suddividi studio, lavoro e online a livello di orari durante la giornata, come è composta una daily routine. La prima che avete sentito me l'ha fatta Benedetta e vi invito a seguirla sul suo profilo Instagram, bellissimo, qui sotto in descrizione. E vi invito proprio a dare un'occhiata al suo profilo perché ragazzi vi aiuterà tantissimo se il vostro miglioramento è quello che cercate. E tra l'altro insieme a lei e ad un'altra persona che ho già citato in qualche video fa, vedrete molto presto un progetto molto ma molto bello. A parte questo, andiamo a vedere come è divisa e come è composta la mia daily routine. Partiamo dal fatto che io inizi sempre dalla fine. Parto da quello che è il macro obiettivo, cioè l'obiettivo più importante, quello che voglio assolutamente concretizzare. In base a quello andrò a creare la mia routine. Dopodiché ci sono gli impegni fissi da inserire in una routine. Nel mio caso è il lavoro, che per chi non mi segue ancora su Instagram, li ho già spoilerato diverse volte con alcune clip. Infatti lavoro in un call center perché mi permette di studiare e pensare anche a quello che spero un giorno possa essere il mio lavoro online, che è il mio canale YouTube. Lavoro 4 ore al giorno in questo call center per l'università di Ecampus e quindi parto proprio da quegli orari, da quelle 4 ore giornaliere, le vado ovviamente a togliere e in base a quelle decido quando studiare e quando lavorare al mio progetto. Faccio così con tutti gli impegni fissi che ho, per esempio se ho un esame il giorno X saprò che ovviamente a quella determinata ora avrò un impegno fisso, così come vale, non so, per gli allenamenti, se avete una prenotazione per qualsiasi cosa, insomma, gli impegni quelli che teoricamente sono inderogabili. Tra questi impegni fissi c'è anche la mia morning routine, che in parte avete assaggiato nelle clip precedenti. Sveglia alle 4:30 del mattino, subito, da appena alzato, un bel bicchiere d'acqua che mi tiene sveglio, dopodiché mi lavo i denti, mi sciacquo il viso, insomma, passano all'incirca una decina, una quindicina di minuti in bagno. Fatto questo inizia la vera morning routine, la vera e propria morning routine, ovvero 3 minuti di silenzio, 2 minuti di visualizzazione, che compongono i miei 5 minuti di quella che chiamo meditazione, 5-10 minuti di scrittura del diario e poi dai 40 ai 60 minuti di lettura, che è l'attività più corposa di quella che è appunto la mia morning routine. Quindi la mia morning routine appunto è un impegno fisso e successivamente vado ad inserire tutto ciò che non sono impegni fissi ma che variano a seconda della giornata, perché io divido infatti le mie giornate in base a ciò che voglio concretizzare. Ci sono dei giorni magari che sono più dediti allo studio, altri invece che sono più dediti alla creazione di contenuti, sia per quel che riguarda YouTube sia per quel che riguarda Instagram, e sono ovviamente contenuti collegati tra loro ma comunque di stampo diverso, perché la loro realizzazione richiede abilità diverse. Per quel che riguarda YouTube ovviamente devo saper parlare davanti a una videocamera, devo saper montare i video, devo comunque perdere del tempo a sistemare tutta quanta l'attrezzatura, quindi l'attrezzatura video, devo scriverlo, il video devo avere uno script di quello di cui andrò a parlare. Collegato a questo
Per esempio nel video di oggi ci sono state domande che mi sono state fatte su Instagram, quindi devo creare delle storie per Instagram. Poi per quanto riguarda quest'ultimo social, devo ovviamente anche creare i post, che comunque richiedono un'abilità a livello di grafica. Devo di nuovo saper parlare davanti ad un telefono questa volta, che è un pochino diverso perché lì non hai la possibilità di tagliare, a meno che non ti metti a modificare anche i video delle stories, ma perderesti troppo tempo e quindi devi fare tutto one take. Se ti sbagli anche di una piccola cosa devi ricominciare da capo, quindi può sembrare assurdo, ma per me è più facile registrare un video su YouTube piuttosto che magari delle stories su Instagram, o almeno all'inizio era così, adesso ci ho preso un po' la mano di più. Quindi se vuoi valutare le mie stories su Instagram, seguimi pure su questo social che ogni giorno condivido post, stories appunto, reel e via dicendo. Anche i reel richiedono abilità diverse, li devi concentrare tutto in 15-60 secondi, questo range di tempo, per portare il tuo contenuto. Quindi inizia ovviamente ad essere diversa l'abilità richiesta, perciò ci sono tanti fattori che richiedono skills diverse, ed è per questo che ci sono giornate che sono dedicate in particolar modo ad una determinata attività, per far sì ovviamente che il cervello sia proiettato verso quella determinata skill. Cioè, se devo stare a switchare mentalmente e poi anche fisicamente una determinata attività in continuazione, quindi passare dallo scrivere al creare video, all'editare, al registrare il voiceover di qualcosa, un reel, puoi creare un post, ovviamente non ha senso. Quindi ci sono momenti che dedico alla scrittura, e questo attraverso il metodo del batching unito a quello del deep work. Il batching consiste nel selezionare appunto una macro attività e svolgere quella macro attività in un determinato blocco orario, quindi non so, dalle 8 alle 10 faccio questa attività qua, che per essere concretizzata necessita di una particolare skill. Poi passo a un'altra skill e quindi anche nella maggior parte dei casi anche ad un'altra attività, o comunque un'attività affine ma non uguale, come per esempio può essere registrare un video ed editarlo. Si sta parlando della stessa cosa, ma sono due abilità completamente diverse. Quindi divido ogni mia attività con il metodo del batching, e come vi dicevo c'è unito però anche quello del deep work, e cioè l'essere il più concentrato possibile mentre si svolge quell'attività, in modo tale da ottenere il massimo risultato, non con il minimo sforzo, perché lo sforzo ce n'è e anche parecchio, però comunque con uno sforzo minore di quello che ovviamente si dovrebbe, e soprattutto un tempo minore di quello che si dovrebbe utilizzare qualora ci si distraesse in continuazione. Se per esempio sto studiando e prendo il telefono ogni 2 minuti, capite bene che uno, sto facendo malissimo il mio dovere di studente, e due, in realtà non sto studiando ma sto perdendo solo del tempo. Quindi è per questo che utilizzo il metodo del deep work, e lo uso generalmente per ogni attività importante. Poi ci sono cose che magari faccio un pochino più alla leggera, perché altrimenti diventerei un robot che non è quello che sto ovviamente ricercando. La crescita personale è basata sull'uomo e non su l'essere dei robot, assolutamente. Quindi questo è il modo in cui vado a suddividere le mie attività, e la mia giornata inizia alle 4:30 del mattino e termina generalmente alle 22:00-22:30, quando crollo e quindi vado a dormire.